Protagonisti per un giorno dell'Ateneo Teramano gli allievi della scuola media d'Alessandro di Teramo, prima per una visita di orientamento e poi per l'incontro con i 13 testimonial del progetto Credete, eccellenze della città scelte per essersi distinte nel proprio campo di attività e che oggi vogliono mettersi a disposizione dei cittadini più piccoli. Il messaggio che darà a questi ragazzi? Di credere in se stessi principalmente e di mantenere soprattutto il rispetto per i propri genitori, che sono quelli che li aiutano in tutti i giorni per compiere i loro sogni. Come si diventa un'imprenditrice di successo? Il concetto di successo è relativo. Diciamo che soprattutto con grande fantasia, con grande impegno, con la collaborazione di una squadra. Bisogna seguire le proprie passioni, poi ci sono degli avvenimenti durante la propria vita che possono anche portare a scegliere alcuni campi di studio. Questo è stato il mio caso e ho scelto di studiare le cellule cosiddette impazzite, quelle che possono portare allo sviluppo di alcuni tumori e mi sono dedicata a questo. Quale sarà il messaggio che darà ai ragazzi? Che bisogna credere, che la società ha bisogno di loro, ha bisogno di tutti noi e soprattutto dell'importanza dell'alta formazione, quindi dello studio per ottenere i risultati che tutti noi aspettiamo in loro. Lei è un imprenditore che ha ideato, costruito, immaginato giochi, libri per bambini piccoli, ma com'è nata questa idea? L'idea nasce da tanti anni fa. È stata un'idea di mio padre che si è occupato da sempre di didattica e quindi ha portato in impresa tutte le sue conoscenze di pedagogia, di didattica applicata e da lì è nata la nostra azienda. Credete è un'iniziativa nata dalla collaborazione tra l'Università di Teramo, l'Istituto Comprensivo d'Alessandro Risorgimento e l'Associazione Credete per promuovere un percorso di orientamento che permetta agli studenti di scegliere più consapevolmente i loro percorsi professionali. A dire il vero, la star della mattinata è stato lui, Giampaolo Calvarese, arbitro teramano di Serie A, che ha fatto il pieno di autografi e selfie.